Questa è la dodicesima puntata di una serie che ho intitolato Buone pratiche perché appunto descrivo una serie di esperienze già avvenute, quindi non parliamo di idee teoriche ma di esperienze appunto pratiche che sono già avvenute. E nel cartello che indicava l'orario ho messo il link alle puntate precedenti, naturalmente lo ripeterò. Man mano che lo ripeterò alla fine di questa puntata e lo metto poi nel testo. Se si dovesse interrompere ancora il collegamento, portate pazienza, chiuderò il computer, chiuderò la connessione sul computer e andrò solo con lo smartphone. Allora, iniziamo con un primo concetto molto 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 importante. Spero che vogliate ascoltare attentamente, perché in Italia abbiamo 1,5 milioni di ettari, abbiamo 1,5 milioni di ettari, quindi una quantità enorme, di terreni che sono di proprietà collettiva, sono di proprietà collettiva, perché sono rimaste in vita una serie di istituti giuridici che si chiamano comunanze, si chiamano partecipanze, si chiamano regole, si chiamano università agrarie, si chiamano vicinie, una serie di, diciamo così, di istituti giuridici che ereditiamo dal passato, ma sono ancora attivi, sono ancora assolutamente vivi e vegeti, sono proprietà collettive, beni di appartenenza comune, inalienabili, quindi non vendibili, indivisibili, inusucapibili, quindi non si può fare usucapione su questi beni, gestite con modalità e forme, diciamo, diverse, comunque forme, diciamo così, solidali generalmente. Ecco, di questa realtà non tutti sono a conoscenza chi già le pratica. Allora, Sabrina, se vieni qua, facciamo vedere già qualche Certo. esempio. Tanto facciamo vedere appunto la definizione, per esempio, di Wikipedia di partecipanza agraria. È un'antica forma di proprietà collettiva di terreni interessati a bonifiche che trae origine dal Medioevo, tuttora in uso in Emilia e in Veneto, nel Polesine e a Rovigo. Ecco, questa è la definizione di Wikipedia di partecipanza. Vediamo invece comunanza. Ecco, questo è un sito di una comunanza che già esiste a Gualdo Tadino, e qui c'è una dichiarazione di un'assemblea comunale in cui si vuole riattivare appunto questa realtà, e vedete che viene scritto: i diritti di uso civico sono per loro natura imprescrittibili, non usucapibili ed inalienabili ed appartenenti alla collettività, come ho detto prima. Un'altra definizione ancora è un altro sito, poi vi lascio tutti i link. Qui addirittura c'è un'intervista con il presidente della comunanza agraria di Castelluccio di Norcia, che appunto parla del ruolo e della realtà ancora viva delle proprietà collettive. Ecco, quindi ci sono già delle realtà che vanno avanti in questa maniera. E ciascuno di voi può trovare quelle più vicine a casa propria. Io mi limito a segnalare, per esempio, quella che c'è in Comunità San Marco, siamo in comune di Mereto del Tomba, provincia di Udine. Qui coltivano 5 ettari di terreno, ne fanno frumento e da questo ne fanno pane appunto che viene venduto attraverso i circuiti solidali. E su Facebook lo trovate con il nome di Pais di San Marc. Pais di San Marc, poi vi lascio l'indirizzo. Una realtà simile c'è anche a Venezia, nata, diciamo così, in difesa di un progetto che voleva creare un polo logistico ai bordi della laguna. Qui ci fu una reazione lanciata dai comitati locali e degli ambientalisti locali,
come Movimento Mira 2030, Mira Gas, Opzione Zero, Mani Tese e altre, e anche in questo caso coltivano e creano un pane che viene venduto con il marchio Pane Logistico. Ecco, la volta scorsa, anzi, nella puntata precedente vi avevo parlato delle arance di Rosarno. Qui abbiamo un'iniziativa simile che si chiama Sfrutta Zero. E anche qui lo trovate su Facebook. Sfrutta Zero, sono associazioni di Bari, di Venosa e di Nardò. Quindi Bari, Venosa Basilicata e Nardò nel Salento. Anche in questo caso si tratta di realizzare passata di pomodoro, però in maniera diversa da quella che fa la grande distribuzione organizzata, che sfrutta il lavoro di mezzo milione di braccianti agricoli sottopagati con il sistema del caporalato. Naturalmente la grande distribuzione organizzata è sufficientemente intelligente per non farlo in maniera diretta, quindi andrà con il sistema dei appalti, subappalti. E i caporali sono lì per quello. In questo caso, etichetta Sfrutta Zero, lo trovate sempre su Facebook, Sfrutta Zero tutto attaccato, e trovate la loro pagina molto viva e molto attiva. In questo caso viene venduta passata di pomodoro a un prezzo che è tra i 3 e i 4 euro al litro, che certamente è superiore rispetto a quello che troviamo sul supermercato. Però ricordiamoci sempre come viene realizzato quello che troviamo al supermercato. Se potessimo spostare almeno una parte della spesa, perlomeno chi ha un po' di possibilità in più, e fare una parte della propria spesa presso i gas, ripeto sempre, non mi stancherò mai, utilizzate i gas, gruppi di acquisto solidale. È il primo passo per cambiare completamente e riappropriarsi della propria sovranità alimentare e non essere passivi di fronte appunto al lavoro della grande distribuzione organizzata che prende per il collo i produttori agricoli sapendo di poter imporre il proprio prezzo. Tu Sabrina, interrompimi se c'è qualche domanda particolare, perché io non riesco a seguire appunto le domande man No. mano che arrivano. Quindi detto di Sfrutta Zero, a cui va tutta la mia simpatia, passiamo a un altro esempio virtuoso realizzato a Milano. Quindi amici milanesi, amici lombardi. Il Parco Sud, il Parco Agricolo Sud di Milano, un polmone verde che raggruppa 1400 aziende agricole, circondato purtroppo dalla cosiddetta civiltà, quindi colate di asfalto varie, tra cui l'ultima, la tangenziale esterna ovest, che però, per quello che ne so, ha ancora problemi di viabilità. E anche altri edifici molto imponenti come il Centro Europeo di Ricerca Biomedica, che per carità sicuramente è una cosa molto importante, molto giusta e molto necessaria, però la domanda è: era proprio necessario costruire ancora cemento nuovo, edifici nuovi a Milano con tutte le aree dismesse da recuperare che ci sono? Quindi sappiamo perché vengono costruiti edifici nuovi invece di recuperare quelli dismessi. Anche in questo caso ci sono addirittura due siti a disposizione per chi volesse conoscere questa realtà, Parco Agricolo Sud di Milano, c'è il sito www.asparcosud.org e www.parcoagricolosudmilano.it. Ripeto, dopo andrò a mettervi su bianco. Sabrina, se inquadri un attimo, perché faccio vedere che anche in questo caso questo è uno dei siti e anche in questo caso è molto molto attivo, come vedete molto attivo, molto ricco di informazioni, quindi per gli amici milanesi può essere un'occasione per andare a trovare e
entrare in contatto diretto con questo parco. E comunque per tutti gli altri è un sito comunque ricco di informazione. Ecco, la Sabina mi fa notare che ho messo, che la Elena dice che l'ho messa al lavoro. Sì, l'ho messa al lavoro. E Lionello, mi sono microfratturato il dito. E anzi, approfitto comunicazione di servizio se mi procuri una racchettina da ping pong, perché non so più Adesso. dove ho messo quella della Sabrina. Quindi, comunicazione di servizio per Lionello, se mi procuri una racchettina da ping pong proprio per la Sabrina. Fatta questa comunicazione di servizio, dicevo, Parco Sud di Milano, come sempre, gruppi di acquisto offrono anche la possibilità della raccolta diretta dei prodotti presso l'azienda, è quello che gli inglesi chiamano pick your own, quindi raccogli il tuo stesso prodotto, quindi la soddisfazione di andare nel campo, prendersi il prodotto, portarselo a casa, cucinarlo immediatamente, quindi filiera cortissima. Mi ero perso un po' sul discorso dei gruppi di acquisto solidale, ho fatto delle puntate specifiche, potete trovare nel mio canale YouTube delle puntate appunto in cui parlo solo di gruppi di acquisto solidale, nel mio sito Tracce trovate una sezione con solo i gruppi di acquisto, ribadisco sempre la preghiera, l'auspicio. Iscrivetevi, è tutto informale, per cui frequentate, ecco, frequentate i gruppi, il gruppo d'acquisto solidale più vicino a casa vostra, c'è il sito con la mappa di tutti quanti i gas presenti, ripeto, nel mio blog personale Tracce trovate una sezione con i gruppi di acquisto, trovate appunto anche il sito con la mappa. Ribadisco, con i gruppi di acquisto i fornitori ce li scegliamo noi, i fornitori ce li scegliamo noi, saltiamo la maggior parte, anzi tutta la catena commerciale, perché si va direttamente dal produttore, si va in gruppo, si può andare dal produttore perché si va in gruppo, quindi si acquista una certa quantità di merce e si saltano tutti gli intermediari e si decide noi quelli che sono i fornitori di carne, di latticini, di frutta e verdura, eccetera, eccetera. Papi, allora, Sì. Maria Sindoni ha chiesto: ma perché gli edifici dismessi non vengono rasi al suolo e facciamo dei parchi con alberi da frutta? Sì, queste diciamo, sono domande retoriche, nel senso che ovviamente ogni comune ha la facoltà e l'ultima parola su quello che è il piano urbano, il piano regolatore interno, quindi diciamo che una delle principali cause è che quando si fa nuova edilizia si acquisiscono subito i diritti, le tasse per l'urbanizzazione, gli oneri di urbanizzazione. E smaltire un edificio invece viene visto ancora come un costo. Viene visto, è un costo in questo momento, è un costo per chi fa l'operazione, quindi sì, in questo caso il comune, è un costo. E comunque uno dei problemi più grossi che abbiamo in Italia e non solo sarà quello di o riqualificare l'esistente o bonificare e riportare, come si dice, a Prato Verde, riportare a Prato Verde, quindi tornare indietro. Vado avanti con un altro esempio, il laboratorio urbano aperto, siamo tra lo Jonio e l'Adriatico, siamo quindi nel Basso Salento, qui è stato creato il laboratorio urbano aperto, quindi www.laboratoriourbanoaperto.com. Questo è un parco agricolo multifunzionale di ben 5.500 ettari, 5.500 ettari, quindi decisamente molto vasto. Qual è la grande, diciamo così, genialata di chi ha gestito questo parco? Ha fatto un progetto molto buono che è stato premiato dal Consiglio d'Europa, ma soprattutto ha ricevuto dei finanziamenti. Ha ricevuto dei finanziamenti dai programmi regionali di rigenerazione urbana. E qui si apre, diciamo così, l'acqua calda, qui si riscopre l'acqua calda o la ruota. Ci sono finanziamenti a disposizione.
Bisogna fare un progetto che sommi diverse componenti, la logistica, la salvaguardia dell'ambiente, la riqualificazione degli edifici, le energie rinnovabili, il turismo. In questa maniera si acquisisce un punteggio sufficiente e necessario per avere accesso a determinati fondi. Quindi in questo caso hanno fatto una rete di mobilità lenta, cioè una ciclovia. Hanno fatto una ricettività turistica, quindi un albergo diffuso, un resort, hanno fatto una scuola di cucina, hanno fatto una trattoria agricola, un laboratorio di produzione di olio d'oliva, uno di olio combustibile e hanno avuto accesso ai finanziamenti. Un altro progetto, è il progetto Green Road. Sabrina, se fai vedere un attimo anche in questo caso. Questo sono andato fisicamente a visitarlo un annetto fa, un annetto e mezzo fa. Anche in questo caso hanno preso finanziamenti, quindi hanno potuto, diciamo, circa metà della cifra è stata messa dai privati locali, metà è stata messa da questi fondi. Ora, come dissi un anno e mezzo fa, chi vuole seguire questo tipo di esempi sappia che i funzionari locali che hanno fisicamente compilato la modulistica, preparato il progetto, eccetera, eccetera, sono a disposizione per insegnarvi come si fa. Ecco, bravissima, inquadra il logo. Sono a disposizione per insegnarvi come si fa. Quindi anche in questo caso hanno riqualificato vecchie masserie, hanno fatto agriturismi, ci hanno messo anche la terapia, quella con gli animali, hanno fatto anche in questo caso ciclovie, addirittura inquadra un attimo, vedi c'è la pensilina, fai vedere la pensilina, vabbè adesso è scrollata la foto, c'è la pensilina addirittura con il fotovoltaico e con le batterie in maniera che la pensilina sia autonoma, quindi rivalorizzazione turistico, ambientale e anche artigianale perché hanno dato dei fondi. Anche per la riqualificazione di un settore legato alla ceramica. Ecco, vedi, questa è una pensilina di ricarica di bici elettriche. Ribadisco la cosa importante, i funzionari che hanno fisicamente fatto questo progetto, la parte burocratica, sono a disposizione, ovviamente non se vi presentate in centinaia, ma un paio alla volta, per insegnarvi come si fa. E questa la saltiamo. Ecco, un bel esempio viene dai bellunesi, da Feltre. E anche in questo caso, sempre per la gestione di questi terreni comuni. Anche in questo caso, l'associazione di, anzi il comune di Feltre, ha censito, i terreni agricoli di proprietà appunto demaniale comunale che erano inutilizzati e ha aperto un bando di gara per chi voleva per affittarli a chi appunto voleva riutilizzarli e la cosa è andata molto molto bene, hanno dato in affitto una serie di lotti di terreni che non erano più utilizzati, terreni agricoli. E quindi chi ha avuto in assegnazione questi lotti adesso li utilizza per fare agricoltura biologica e quindi siamo ancora di fronte a un esempio virtuoso di riutilizzo di beni che erano dismessi. Adesso cambiamo un attimino scenario e parliamo di quella che è un esempio preso probabilmente dalle iniziative argentine di riappropriazione di fabbriche dismesse e dipendenti che quindi si riappropriano, diciamo, della fabbrica, costituiscono una cooperativa sociale e acquisiscono la fabbrica. Siamo a Trezzano sul Naviglio, quindi alle porte di Milano, la fabbrica si chiamava Maflow, Maflov, con la W. Adesso è stata rinominata in Rimaflow. Vieni un attimo che facciamo vedere proprio il loro logo e si vede sul logo che scrivono proprio fabbrica recuperata. Quindi questo, diciamo, è un esempio,
che io pubblicizzo veramente molto volentieri, perché siamo di fronte appunto ad una fabbrica che ha chiuso e a dei dipendenti che si sono veramente rimboccati le maniche e hanno messo a punto tutta una serie di iniziative che svolgono nella forma di cooperativa sociale. E cosa fanno praticamente? Hanno riconvertito l'attività della fabbrica. Faccio vedere alcune immagini. Hanno riconvertito l'attività della fabbrica, ecco, torna pure al posto. E fanno recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Fanno anche attività di raccolta, trasformazione e distribuzione. Una piccola cucina popolare, e hanno preparato assieme al comune progetti di bonifica dei tetti d'amianto e l'installazione di pannelli fotovoltaici. E questo mi ricorda che per l'ennesima volta abbiamo chiesto un bonus per chi è un bonus di detrazione fiscale per chi toglieva l'amianto dai tetti e contemporaneamente metteva i pannelli fotovoltaici, e ancora una volta non ce l'hanno dato. Quindi questa fabbrica, che si chiama ora Rimaflow, è ripartita e ha sviluppato un polo del riuso e di riciclo con una rete di economia solidale capace di recuperare 300 posti di lavoro. Quindi tanto di cappello a questi ex dipendenti, ora soci della cooperativa. Volevo leggere perché mi ero aperto qui le pagine. Ecco, hanno aderito ad una associazione che ha un nome da cui si capisce esattamente l'obiettivo, per una nuova finanza pubblica e sociale. Vieni che facciamo vedere la pagina. Allora, se vi leggete l'introduzione, l'appello, perché questa è la pagina con l'appello, dicono le cose che dà molto, diciamo, anche noi come Movimento 5 Stelle, per cui una crisi bancaria che ormai ha dimostrato tutta il suo fallimento, quindi l'economia di mercato che ha dimostrato il fallimento, la mano invisibile che non funziona come dovrebbe. E diciamo che vi segnalo questa pagina perché hanno aderito a questo appello ATAC Italia, RECOMON e Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Per chi naviga un po' nel mondo del volontariato delle ONG, sa che queste tre sigle sono tra le principali che abbiamo in Italia, molto serie e molto attendibili, per cui segnalo volentieri questa pagina, che cerca di fare da coordinamento per tutti coloro che vogliono una nuova finanza pubblica e sociale. Ovviamente sapete benissimo che come Movimento 5 Stelle ci stiamo già muovendo in questo senso con proposta di legge depositata da Villa Rosa Pesco per ripubblicizzare Banca d'Italia, e anche per gli interventi che adesso si stanno facendo a Monte Paschi Siena. Probabilmente bisognerà farne diverse altre di queste banche. L'idea è che se viene utilizzato del denaro pubblico per salvare queste banche, perlomeno si abbia in cambio appunto la gestione in maniera proporzionale del denaro pubblico che viene utilizzato, si abbia la gestione della banca stessa che andiamo a salvare. L'hanno fatto in altri paesi, non si vede proprio perché non dovremmo farlo noi. Ultima cosa, e poi vi lascio prima che salti di nuovo la linea. Val di Susa, siamo stati in Val di Susa due domeniche fa per dire no ancora una volta all'alta velocità, anzi l'alta capacità in questo caso, ma la Val di Susa non è solo TAV. Ma c'è anche un'associazione, vieni che facciamo vedere, c'è anche un'associazione che si chiama Etinomia, questi sono imprenditori etici, udite udite,
imprenditori etici per la difesa dei beni comuni. Ecco, vedete, questo è il loro sito, come sempre, cioè, come sempre aggiornatissimo, quindi addirittura la segnalazione che il martedì, quindi ieri, anzi no, oggi c'era l'assemblea comunale in merito, e questa è la dichiarazione di partenza di Etinomia. Quindi vedete, ad opera di un gruppo di imprenditori, agricoltori, commercianti, artigiani, liberi professionisti, con l'intento di riportare l'etica al centro dell'economia. Quindi i piemontesi probabilmente conosceranno già questa realtà. Il resto dell'Italia conosce la Val di Susa probabilmente solo per la TAV, ma sappia che c'è anche questa realtà molto ben strutturata. Si sono divisi in gruppi di lavoro, vedete, agricoltura, cultura e siamo. Vabbè, un'altra iniziativa virtuosa. Scusate, chiudo qui perché vedo che questa sera la qualità del segnale è quella che è. Quindi grazie a chi mi ha ascoltato. Adesso metterò nel post tutti gli indirizzi che vi ho menzionato di queste realtà virtuose. Ribadisco sempre l'invito a frequentare un gruppo di acquisto solidale. E visto che abbiamo parlato ancora una volta di finanza, vi ricordo che nella mia sezione libri indispensabili, quindi nella sezione indispensabili, sottosezione libri, ci sono una cinquantina di libri già riassunti, tra cui 5, 6, 6, 7 sono in materia bancaria. E quindi leggendoli, essendo già riassunti,